Cari amici lettori, ben ritrovati con questo percorso che stiamo facendo per commentare i risultati elettorali. Questa mattina abbiamo a disposizione il candidato sindaco per la coalizione In Sintonia, Tony Matarrelli. Io vi do subito i dati su cui dobbiamo fare un commento politico con Matarrelli, sono i dati che fanno riferimento alle coalizioni. La coalizione In Sintonia è riuscita a calamitare 8.080 voti, pari al 52,90%. Tony Matarrelli invece, come candidato sindaco, ha avuto 7.415 voti, una differenza di 665 voti. Voti in meno per Matarrelli rispetto alla coalizione. Gli altri dati invece sono tutti in positivo, i candidati sindaci come Rosanna Saracino ha preso 435 voti in più rispetto alla sua coalizione, Calabrese 181 voti in più, Di Mastro Donato 402 e 91 in più Carlo Ferraro rispetto alla lista del Movimento 5 Stelle. Il voto disgiunto ha penalizzato moltissimo la tua candidatura? Beh, è un'analisi evidentemente, secondo me, proprio non è stata chiarita molto bene, perché il dato vero è che Rosanna Saracino prende 3.000 voti in meno di me, cioè 20 punti in meno di me, quindi questo è un dato enorme. Se partiamo dall'assunto che io mi sono candidato senza avere alcun partito al mio fianco e avevo contro di me in questa competizione elettorale i tre partiti che maggiormente, diciamo, le tre coalizioni, partiti che maggiormente hanno accentrato il consenso delle europee. Avevamo contro la Lega, avevamo contro i 5 Stelle, avevamo contro il PD, che nell'insieme della nostra città hanno preso l'80% dei consensi, anche di più a quanto pare. E quindi prendere il 47,2% è un risultato enorme che non mi sarei mai aspettato in queste dimensioni, con franchezza estrema. Il fatto poi addirittura di aver superato con le liste il 50%, siamo arrivati al 53%, e quindi abbiamo già la maggioranza in consiglio, cioè In Sintonia oggi è già maggioranza nella città, è un risultato che, se me lo avessero detto qualche tempo fa, non ci avrei mai creduto, perché c'è stato un consenso che potrei definire quasi plebiscitario, cioè più della metà dei mesagnesi ha votato per le nostre liste al primo turno. Sul candidato sindaco, beh, è veramente il 47,2%, a fronte del 28 che ha preso la persona a me più vicina, significa che abbiamo più di 19 punti di distacco, più di 3.000 punti di distacco. E credo che anche questo sia un segnale abbastanza chiaro, perché il sindaco di Sintonia, il candidato sindaco di Sintonia, ha preso 3.200 voti in più rispetto al secondo. A che cosa debiti invece questa differenza tra i voti presi dal candidato sindaco, da te Tony Matarrelli, rispetto a quello dei consiglieri comunali? La presenza di tanti candidati consiglieri forse è stata importante? Certo, intanto la credibilità e la forza dei consiglieri, perché il voto disgiunto non è un voto perso da me, cioè è un voto che evidentemente doveva andare altrove e che grazie all'autorevolezza dei candidati è venuto alla mia coalizione, cioè sono voti che abbiamo guadagnato. Il voto disgiunto, non c'è mai un consigliere che va a proporre un voto disgiunto contro la sua coalizione, è evidente che è così. Il consigliere va per sostenere il proprio candidato sindaco e così hanno fatto tutti i 144 miei consiglieri. Lì dove c'era già un altro orientamento, evidentemente la forza, la credibilità e l'autorevolezza dei nostri consiglieri ha spinto il 5% di elettorato a sostenere le nostre liste. Quindi noi abbiamo preso voti in più rispetto a quelli che naturalmente sarebbero arrivati, cioè è un fatto molto positivo il fatto che ci sia stato questo voto disgiunto, perché ci ha permesso di vincere al primo turno con le liste e quindi di avere già la maggioranza in consiglio, cioè la nostra coalizione ha già la maggioranza in consiglio comunale. Gli altri, chiunque dovesse via, o si aggregano o non si aggregano, non avranno mai una maggioranza. E rispetto alla maggioranza in consiglio comunale, gli esperti hanno già messo fuori delle ipotesi di composizione del consiglio che fra poco vi diremo. Io invece con Matarrelli voglio continuare a ragionare di questi prossimi 15 giorni. La città dovrà attendere ancora 15 giorni per conoscere il sindaco. Che cosa accadrà? La coalizione In Sintonia, il candidato sindaco Matarrelli sta già pensando di fare degli accordi, degli apparentamenti, delle discussioni con gli altri competitors?
Allora, intanto alle 18 abbiamo già la prima riunione, ci incontreremo tutti, incontrerò 144 candidati, tutti, e questa è una grande notizia, perché stamattina tutti hanno detto vogliamo vederci perché dobbiamo raggiungere l'obiettivo in maniera corposa, dobbiamo veramente dare un segnale di forza perché il nostro sindaco dovrà essere forte di un consenso popolare importante. Quindi già oggi ci vediamo. Per il resto io ho fatto una campagna elettorale sobria, molto corretta, non mi sono mai permesso di parlare male di altri, cosa che non è accaduta ovviamente nei miei riguardi, qualcuno mi ha addirittura insultato in piazza. È una cosa molto triste e credo che, insomma, che spero che non si ripetano episodi di questa natura, perché è bene confrontarsi sulle idee e sui progetti di città. Cioè, adesso io spero che Rosanna abbandoni il terreno delle contumelie e degli insulti, perché mi ha chiamato buffone ed è un peccato. Forse si sarà fatta prendere un po' la mano, qualcuno le avrà suggerito questo tipo di atteggiamento, perché io, conoscendola, insomma, non avrei mai immaginato questa cosa, quindi credo che non le appartenga neanche. Quindi abbandoniamo, non facciamoci consigliare male dagli esagitati, perché tutti abbiamo qualcuno un po' più agitato al proprio fianco. No, quindi Rosanna, lascia perdere gli esagitati che ti invitano ad insultarmi e confrontiamoci sull'idea di città. Di nuovo, parliamo, confrontiamoci, vediamoci di nuovo, andiamo davanti ai cittadini e proponiamoci come classe dirigente di questa città. Per il resto, io durante la campagna elettorale ho fatto alcune cose, sono tutte evidenti, tutte le conoscono, abbiamo parlato di partecipazione, l'abbiamo attuata la partecipazione, e con altri competitors c'è stato anche, insomma, sui contenuti abbiamo trovato molti punti di convergenza e anche nello stile credo che con qualcuno io mi sia ritrovato. Per il resto adesso è prematuro, insomma, fare valutazioni, devo necessariamente incontrare prima i miei sostenitori oggi pomeriggio e poi faremo le valutazioni del caso. Io da sempre ho avuto un atteggiamento, insomma, inclusivo, per cui non è detto che non si riesca a trovare punti di convergenza con qualcuno di chi non parteciperà al ballottaggio. Ci potrebbe essere quindi la possibilità di andare a discutere con tutti, anche con Di Mastro Donato, con Calabresi? Questa è una valutazione che andrà fatta, insomma, io so per certo che la Saracino non potrà andare con la Lega Nord, no? Quindi non potrà andare con Di Mastro Donato, insomma, a meno che poi non si voglia cambiare tutto il mondo. Cioè, sono scelte che si valuteranno, insomma, ognuno farà le proprie valutazioni. Io oggi ascolterò i miei e già da domani, insomma, avvieremo qualche contatto e vedremo come fare. Insomma, io so che già uno dei competitors ha detto che non è interessato a parlare con nessuno, si tratta dei 5 Stelle, e quindi loro sono una posizione nazionale che portano avanti. E quindi sono fuori, non potranno discutere. Vedremo, insomma, gli altri che tipo di idee hanno. Ma voce ferme, possiamo fare una valutazione su questa scelta da parte tua di creare una coalizione di liste civiche? È stata positiva per te, secondo te, oppure no? Beh, secondo il risultato elettorale, e quindi secondo i cittadini, perché il giudizio dei cittadini vale più del mio giudizio, è stata una cosa più che positiva. Se il 53% dei mesagnesi, quindi più della metà di chi si è recato alle urne, ha premiato, insomma, ha ritenuto questo progetto valido, beh, a maggior ragione io che l'ho concepito, oggi che leggo questo dato, insomma, mi attribuisco il merito di aver intuito quale fosse il sentire della nostra città, il sentire dei nostri cittadini. I nostri cittadini vogliono una classe dirigente matura, responsabile, capace, equilibrata, non rissosa, che abbia le idee chiare sul da farsi. E nelle liste che io ho fatto ci sono fior di professionisti, giovani, studenti, cioè c'è tutto, abbiamo gli operai, abbiamo i contadini, abbiamo tutte le categorie rappresentate, quindi abbiamo una mesagna in piccolo, abbiamo messo una mesagna in piccolo e mesagna l'ha capito. Il 53% dei mesagnesi, quindi la maggioranza dei mesagnesi, ha capito il senso della nostra persona e l'ha premiato in maniera, direi, clamorosa. Allora, 144 i candidati che esprimono una maggioranza di 9 consiglieri. Vi dicevo prima, gli esperti, e voglio confrontarmi con Materrelli su questa cosa, ci facevano il quadro del prossimo Consiglio Comunale. In questo momento dovrebbero entrare in Consiglio Comunale Vincenzo Sicilia, Dino Crusi, Giuseppe Semeraro, Omar Ture, Anna Maria Scalera, Luigi Vizzino, Roberto D'Ancona, Antimo Sportelli e Mauro
Mauro Resta per la coalizione In Sintonia, quindi 9 persone. Invece l'opposizione è formata da Francesco Rogoli, da Giuseppe Indolfi, da Pompeo Molfetta, da Denitto oppure la Saracino, Carlo Ferraro, Di Mastro Donato e Maurizio De Vicenti. In caso di vittoria di Toni Mattarelli entrerebbe anche il decimo consigliere Cesaria, che prenderebbe il posto dell'ultimo, diciamo, arrivato nell'opposizione, quindi di Maurizio De Vicenti. In caso di vittoria della Saracino, confermato Alessandro Denitto, e resta, esce fuori perché entra poi Mattarelli. E questo il possibile, la possibile scenario del Consiglio Comunale? I due esperti del DONT siamo io e Fernando Orsini, ammettiamolo, no? Sono gli unici che quando fanno il DONT non sbagliano, quindi l'abbiamo fatto sia io che Fernando Orsini questo calcolo, e quindi fidatevi, è questo. Ciò significa che in caso di vittoria della Saracino ci potrebbe essere il problema dell'anatra zoppa. Intanto è un'eminenza quasi impossibile, perché ci sono 19 punti di distacco, insomma credo che sia veramente difficile immaginare un ribaltamento di questa natura, ma siccome tutto è possibile, se mai dovesse accadere la Saracino non avrà una maggioranza, anzi avrà 4 consiglieri al suo fianco, 4 a fronte dei 9 necessari, cioè non è che ne ha, che so, 8, quindi ne mancherebbe uno. Ne mancherebbero 5 per avere la maggioranza, e quindi vuol dire non è una zoppa, è una zoppissima, cioè non si può fare il sindaco con 4 consiglieri dalla sua parte e 12 contro, cioè non, un dato così clamoroso non c'è il mai il rischio stato. È l'ingovernabilità di questo paese? Non lo so, però ripeto, io sono dell'avviso che con 4 consiglieri contro 12 sia difficilissimo governare, quasi impossibile credo, sia almeno questa, diciamo, è la mia impressione. Poi se la Saracino dovesse essere capace di mettere insieme anche Di Mastrodonato, i 5 Stelle, e poi dovesse, insomma, contattare qualcun altro, provare eccetera, eccetera, ma intanto è difficilissimo perché la nostra maggioranza è coesa e quindi noi abbiamo già deciso, insomma, di avere un'idea, un'identità diciamo abbastanza chiara, che è quella civica e che è quella di governare Mesagna attraverso le migliori risorse, le migliori energie, senza una discriminazione, perché la Saracino ha detto noi siamo di sinistra, siamo il PD, dobbiamo governare con lei, con la sinistra, ha sempre parlato solo di sinistra. Noi riteniamo che per governare una città come Mesagna non sia sufficiente la sinistra, insomma, fermo restando che anche nella nostra compagine ci sono tante persone di sinistra, cioè servono le persone di sinistra, di centro, che hanno anche, diciamo, esperienze diverse, che possano insieme coniugare le energie per affrontare una situazione che è grave. Mesagna vive un'emergenza grave. Tra l'altro vedo che tra gli eletti di Rosanna Saracino c'è Pompeo Molfetta, quindi insomma dovrà riproporre probabilmente uno schema che è pari a quello che è uscito dalla scorsa amministrazione, perché vuol dire, oggi i dati dicono questo. Noi riteniamo invece che si debba procedere verso un rinnovamento che sta nel fatto che noi metteremo insieme, ripeto, persone che hanno storie e culture diverse, ma che hanno tante qualità e tante capacità e hanno un amore smisurato per la nostra città. Come è trascorso la notte? Ho dormito tantissimo, perché? Perché vuol dire, io lo ribadisco, è un risultato clamoroso, cioè noi avevamo, il giorno prima, quei partiti hanno preso l'80% dei consensi, nell'insieme hanno preso l'80% dei consensi, e quando si va alle comunali noi ne prendiamo il 53%, cioè ribaltiamo in maniera clamorosa un dato che invece, insomma, dava un altro segno. Vuol dire che la nostra opzione è molto credibile, vuol dire che il candidato sindaco ha fatto breccia, perché il candidato sindaco ha preso il 47,2%, cioè quasi la metà dei cittadini hanno votato, e adesso, insomma, ripeto, torneremo a discutere, a confrontarci con la città, lo faremo sempre col nostro metodo, il nostro stile. Io faccio un invito nuovamente a Rosanna a questa volta sforzarsi a non cedere alla tentazione di offendere chi ha a cuore il destino di questa città, per cui lei è una persona per bene, Rosanna è una brava ragazza, insomma, e quindi
Dobbiamo insieme adesso. Le offese non dovrebbero partire da nessuna parte, nemmeno dalla parte della coalizione in sintonia, magari dei consiglieri o comunque delle persone che stanno vicino. Su questo bisogna fare un ragionamento generale. Questo è evidente, evidente. Però il candidato sindaco ha un pizzico di responsabilità in più, perché se è vero che non può, diciamo, controllare tutte le persone che sono candidate con lui, ma può assumersi l'onere di differenziarsi. Diciamo, io sono rimasto molto posso dire, un po' deluso dal fatto che Rosana mi abbia dato del buffone in piazza, quando io invece l'ho sempre elogiata e l'ho sempre trattata bene e continuerò a farlo. Credo che sia stata una debolezza, spero che non sia questo il terreno del confronto in questi 14 giorni. Tra l'altro io adesso lo voglio dire, perché è utile dirlo, non conoscevo bene Ferraro, pur essendo stati nello stesso partito qualche tempo fa. Conoscevo un po' meglio Di Mastro Donato, perché siamo stati consiglieri insieme, e conoscevo, diciamo così Antonio Calabrese. Avendoli conosciuti meglio, mi sento intanto di ringraziarli, perché loro comunque sono state persone molto corrette alla fine, insomma, nonostante la trans agonistica della campagna elettorale, hanno mantenuto un atteggiamento, diciamo, di correttezza e di sobrietà. E quindi io voglio, insomma, salutarli e voglio complimentarmi con loro, perché hanno dimostrato di essere anche loro un pezzo di classe dirigente di questa città, un pezzo di classe dirigente di valore, direi. Sono tre persone per bene e tre persone capaci, tutti con stile diciamo un po' diversi, ma tutti, vuol dire, che traspare proprio dai comportamenti che alla base del loro agire c'è il bene di questa comunità. Ne sono convintissimo e sono grato a loro per averci dato anche loro l'opportunità di parlare per tanti tanti giorni della nostra amata città. Grazie a Toni Mattarelli, grazie per questo commento all'indomani del risultato delle urne al primo turno, e noi vi informeremo ancora una volta e continuamente sulla nostra pagina Facebook, sul nostro sito www.quimesagne.it, di tutto ciò che accadrà da un punto di vista politico, ma anche per le altre notizie. Grazie, alla prossima.